Rosa Otumbayeva ha preso le redini del Kyrgyzstan nel luglio 2010, diventando la prima donna presidente nella storia di questa ex repubblica sovietica in Asia centrale. Leader dell'opposizione, la Otumbayeva salì al potere dopo le sanguinose rivolte dello scorso aprile che hanno rovesciato il governo di Bakiev. Il suo obiettivo, recuperare la fiducia della comunità uzbeka. Signor Presidente, grazie e benvenuta a Euronews. Grazie a voi. Il Kirghizistan è l'unica repubblica parlamentare in Asia centrale. Come si è arrivati a questo? Un anno fa la maggior parte dei partiti politici si sono uniti per formare una forte opposizione. Fu allora che ci siamo resi conto che l'unico modo per porre fine alla corruzione di Bakiev era una forma di governo parlamentare. Oggi restano ancora tante sfide da superare, ma allora eravamo fermamente convinti che si doveva cambiare il modo di governare il paese. Il 7 aprile, quando diversi uomini spararono colpi di arma da fuoco dai tetti della Casa Bianca del Parlamento, uccidendo alcune persone, un po' come accade oggi con Gheddafi, allora ci siamo resi conto che era necessario dare una svolta. Quali provvedimenti intende prendere nei confronti dell'ex presidente Bakiev? Ora lui si trova in Bielorussia con una sorta di asilo politico. I recenti avvenimenti nel Nord Africa ci permettono però di vedere le cose sotto una luce diversa. Persone del genere che hanno ordinato omicidi di massa non possono essere perdonati. Lei continua a chiedere la sua estradizione? Sì, sappiamo dove si trova. Chiediamo anche l'estradizione del figlio che vive a Londra. Maxim? Sì, chiediamo l'estradizione anche di suo fratello. Uno di loro è stato infatti il capo del servizio di sicurezza dello Stato. È l'uomo che è stato coinvolto in tutte le atrocità che hanno avuto luogo nel nostro paese. Non possiamo restare indifferenti al fatto che molte delle nostre richieste sono state ignorate da alcuni paesi. Sappiamo anche però che alcuni degli alleati di Bakiev hanno ottenuto lo stato di rifugiati o nazionalità straniere solo grazie agli investimenti fatti, con capitale rubato peraltro, in altri paesi. Lei ha citato le proteste di questi mesi in alcuni paesi arabi. Sulla base della sua esperienza, cosa consiglia? Quali errori i governi dovrebbero evitare in questa fase di transizione per non cadere nuovamente nella corruzione? No, non si deve mai perdere tempo. Bisogna fare quello che deve essere fatto subito, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Quando accadono fatti del genere, tutti i nodi vengono al pettine, nel bene e nel male. Ecco perché bisogna agire in modo deciso, per far sì che tutto ciò che è negativo non abbia la meglio. Una società influenzata dalla criminalità non ha futuro. Si dovrebbe avere sempre un piano d'azione chiaro. Chi chiede nuovi leader, nuovi governi, vuole davvero cambiare e pulire il paese. Il Kirghizistan è l'unico paese al mondo che ospita sia basi militari russe e americane. Non pensa sia un po' una contraddizione? Не проблематично ли для вас такое сосуществование? Questa è l'attuale situazione politica in Kyrgyzstan. Da fuori può sembrare un paradosso, ma per noi la nostra politica è piuttosto logica. Проводим достаточно для нас
понятную и ясную политику. Какое будущее? Qual è il futuro della base americana di Manas? C'è una data certa della sua chiusura? Четкие даты ее закрытия. Да, у нас уже давно был подписан еще. Sì, per un po' di tempo durante l'amministrazione Bakiev venne firmato un trattato che prevedeva la chiusura nel 2014. Quest'anno lo ricordiamo, è l'anno del ritiro anche di tutte le forze dell'alleanza in Afghanistan e mi sa che gli accordi devono essere rispettati. Il vostro paese a volte è indicato come un posto dove si sovrappongono gli interessi geopolitici di tre paesi, Russia, Cina e Stati Uniti. Qual è la vostra linea guida in politica estera? Dobbiamo prendere in considerazione gli interessi di tutti questi paesi che sono anche nostri partner e questo non è una cosa negativa, è anche un vantaggio. Abbiamo una posizione strategica in Asia, di conseguenza gli interessi di alcuni paesi si sono concentrati su di noi. Cercheremo di trarne vantaggio. Recentemente a Bruxelles avete incontrato i leader dell'Unione Europea e della NATO. Quali aiuti si aspetta dall'Europa? L'Unione Europea è il nostro secondo maggiore donatore di aiuti dopo la Banca Mondiale. Durante questi incontri con i responsabili abbiamo spiegato la nostra situazione finanziaria, il grave deficit di bilancio, i progetti per espandere la democrazia e la necessità di adeguare il sistema parlamentare. Abbiamo bisogno di ricreare il sistema giudiziario in Kirghizistan, dobbiamo anche formare giovani giornalisti. Di tutto questo abbiamo parlato a Bruxelles. Un esperto di Asia centrale l'ha descritta come una politica dinamica e brillante, ma al tempo stesso, a differenza dei suoi colleghi uomini, anche una persona con aspettative romantiche. È possibile in politica? Как вы думаете, есть ли место романтики в политике? Ну, я думаю, что есть место романтизму. Конечно, ситуация не располагает. Beh, penso che ci sia anche spazio per un po' di romanticismo in politica. Certo, la situazione non è la più adatta per questo tipo di approccio. Viviamo in un ambiente complesso, difficile. Il lato romantico è che la nostra società non è composta però solo da rivoluzionari, ma anche da poeti. Non ci sono solo economisti pragmatici, ma anche giovani e donne con tanti sogni e speranze. Tutti vogliamo una società stabile, anche per dare un futuro migliore ai nostri bambini. È per loro che nel suo blog ha scritto «Basta parlare di politica, cerchiamo di leggere la poesia»? Sì, è così. Госпожа президент, благодарю вас за интервью. Спасибо большое. Спасибо вам.